Ridere resta ancora la migliore medicina. È quello che sostiene Umberto Cinquini, uno dei maestri del carnevale di Viareggio, che oltre alla passione nella creazione delle maschere e dei carri di prima categoria, lavora molto con la penna e si diverte a raccontarsi. Ma lo fa nel modo più semplice e più divertente, perché sa auto-ironizzare e quindi sa anche prendersi in giro. Il mondo del divertimento, il cabaret in modo particolare, i comici oggi sono tra gli artisti maggiormente pagati. Tu dovessi tornare indietro, visto che hai scritto un libro che si intitola Il Buffone, e quindi evidentemente hai nel tuo io questa anima del buffone, torneresti a fare i carri o ti concentreresti soprattutto sulla scrittura e ironizzare su te, sulla vita e sui fatti che la vita quotidianamente ci propone? Io credo che tornassi indietro rifarei le stesse cose. Ora magari certi errori non li rifarei, però sono partito con una passione eccezionale per il carnevale, che è sempre più aumentata, e ho avuto anche la passione per la scrittura, soprattutto per il teatro, per i racconti. Il mio direttore di banca infatti mi dice: te sei bravo a raccontare le cose, quindi è anche per quello che mi piace scrivere. Mi viene facile proprio raccontare. E quindi collegare il carnevale alla scrittura e a questi temi ironici, assurdi, credo che non sia poi così distante. Io, tornassi indietro, vorrei fare la star del rock and roll, quello l'ho scritto anche nel mio primo libro. Però anche fare il buffone, ossia quella persona che permette a un altro di essere felice e ridere, è una bella soddisfazione. Star del rock duro o un rock già più melodico? Anche lì è un passaggio di età, no? Quando avevo 18 anni preferivo gli Stones, adesso preferisco i Beatles, per cui però l'importante è che sia bella musica. Invecchiando ci si intenerisce. Sì, quindi si diventa un po' bischerotti. Nostalgici. È vero. Senti, a proposito di bischerotti e di buffone, una delle cose che mi ha maggiormente impressionato del libro è questa frase che tu citi: fare il buffone era divertente e eccitante. Puoi permetterti di fare tutto, anche essere te stesso. È vero. Con la maschera. Con la maschera puoi essere te stesso. È un po'... mettersi una maschera addosso è un po' come nascondersi dalle proprie timidezze, no? Ti libera, ti permette veramente di sprigionare quello che hai realmente dentro. Ma questo a me viene facile, perché sostanzialmente sono una persona un attimino buffona proprio nell'animo, però questo succede anche a persone che magari sono rigide e magari si ritrovano in una festa in maschera e riescono a esprimere anche sensazioni d'amore, magari proprio con la maschera, cose che non avrebbero mai detto a cose normali. Questa è una cosa che è capitata a tanti miei amici, che io vorrei chiedere alla città di Viareggio in quanti si sono innamorati al Baccanale, ad esempio. Secondo me, credo che sia uno dei posti dove la maggior parte dei viareggini ha perso la verginità, al Baccanale di Viareggio e il Rione d'Arzina. Concordo. Per cui credo che ridere, far festa e gioire sia comunque sia la miglior medicina. Io ad esempio lavoro sodo, nonostante che i viareggini non credano che i carristi lavorino così sodo, però io lavoro sodo. Ma una delle cose che mi dà più felicità è sapere che ho una cena con gli amici, perché so che alla cena con gli amici si ride. Per cui è una delle piccole soddisfazioni che può avere anche una persona, no? E credo che la vita sia fatta poi di soddisfazioni. Uno dei padri della psicanalisi disse, e mi rimase impresso quando lessi questo libro, che tutte le mattine bisognerebbe inventarsi una buona dose di risate. E ha detto una gran cosa, perché addirittura nel libro si presume che ridere possa accentuare l'orgasmo. C'è anche molto sesso nel libro, ve lo dico, insomma, a prescindere. C'è un capitolo che parla dell'orgasmo. Sì, ma dopo ci torniamo. Ce n'è parecchio, perché credo che in una storia d'amore ci sia anche il sesso, e il sesso fatto con divertimento. C'è ad esempio una gara di risata che porta a un premio, per cui credo che bisogna gioire e godere di più della vita nei suoi dettagli.
Il tuo libro inizia con una serata di Capodanno di quando eri poco più che ventenne e da lì c'è qualcuno che ti apostrofa: ma così sei un buffone, perché? Allora, tengo a precisare che non sono io il personaggio, per due motivi molto semplici, che è Moro con i riccioli e che è una persona parsimoniosa e che non ama spendere soldi, al contrario di me. Per cui no, il personaggio non sono io, sono il personaggio, sono due persone a me molto vicine da cui ho estrapolato i caratteri, però non sono io. Mentre la personaggio femminile, se lo posso avvicinare a qualcuno, è pazza completamente, è una somma di persone che ho conosciuto, ma visivamente è stato il primo amore della mia vita, ossia Margherita della copertina del disco di Cocciante, che era la donna più bella che io avessi mai visto quando avevo 12 anni, e quindi visivamente io ho scritto questo libro pensando a Margherita, questa figura eterea che poi era come una Venere del Botticelli, se la vai a vedere, meravigliosa. Ecco, io a 12 anni ero innamorato perso di questa Margherita della copertina del disco di Cocciante. Quanti sono i capitoli di questo libro? 36. 36, ne ho aggiunto uno all'ultimo momento perché avevo proprio bisogno di uno sfogo del buffone, e quindi l'ho aggiunto quando era già in stampa. Ho fermato il buon Lamberto e gli ho detto: fermo un attimo, devo aggiungere un capitolo perché devo spiegare un attimo meglio cosa passa per la testa del buffone. Il funerale in teoria è una cosa, anzi in pratica è una cosa tristissima, però tu affronti questo argomento con un certo sarcasmo. Allora, qui si tratta del funerale del padre adottivo del buffone, cioè quella persona che lo ha aiutato nella vita. Il buffone è un personaggio orfano di padre e di madre, svelo alcuni segreti, nell'assurdità totale mi sono chiesto gli orfani dei brigatisti rossi che fine fanno, e quindi il buffone è un orfano di un brigatista rosso. Ma perché? Perché c'è questo desiderio di ridere perché ha sofferto troppo, no? Ha sofferto di una situazione assurda come essere appunto figlio di due brigatisti rossi che pensavano magari di rovesciare il mondo e invece hanno finito per uccidere anche la vita del proprio figlio. Ecco, questa è tutta un'immaginazione, una storia mia che mi son fatto, e c'è questo padre che muore che in realtà poi è il papà del suo migliore amico, e nella storia diciamo che lì inizia proprio la vera e propria storia d'amore all'interno del funerale del cimitero monumentale di Firenze. Poi c'è un capitolo dedicato alla Bretagna, London College. Allora, diciamo una cosa, i personaggi non me li sono inventati completamente, mentre i luoghi sono tutti luoghi che ho vissuto col lavoro, per cui li ho potuti descrivere molto bene. C'è Israele, c'è la Svezia, c'è Firenze, dove ho studiato, c'è appunto l'Inghilterra, dove ormai c'è un cittadino onorario. Pensa che abbiamo già prenotato il regalo di mia moglie quest'anno del compleanno, sarà nuovamente andare a Londra, per cui Londra la conosco nel dettaglio, e ho voluto inserire un capitolo sul luogo proprio perché la descrizione dei luoghi mi tornava molto più semplice in questa maniera. Tra l'altro hai fatto un viaggio interessantissimo visitando buona parte da nord a sud, da est a ovest, Cuba, un popolo assolutamente ridanciano e molto attivo nel divertimento. E i cubani se la sanno godere la vita, sinceramente. Sono scorbutici, quello è vero. Sono un po' tipo i viareggini. Io ci ho visto molti viareggini nei cubani. Sono persone che se ti apprezzano, ti apprezzano al 100%, se no sono veramente tipo quelli, vabbè, ora è rotto. Il turista è buono, è come il pesce fresco, un po' puzza. Ecco. E i cubani sono un po'. Quindi Cuba è un posto dove io non pensavo di lasciarci così il cuore. È veramente un posto straordinario, ma non tanto
la favola di Cuba, ma viverla, perché ha veramente una varietà di luoghi e di situazioni culturali che è eccezionale. Ho detto da nord a sud, da La Habana a Santiago de Cuba. Santiago non ci sono arrivato, sono arrivato fino a Santa Clara a vedere il mausoleo del Che, e poi siamo stati un po' al mare, siamo andati a Trinidad. Però ridono sempre i cubani, hai visto? Sempre il sorriso. Sono sempre allegri e riescono a vivere bene anche. L'abbiamo toccato en passant questo argomento, però è un capitolo. L'orgasmo. Perché l'orgasmo? Perché l'orgasmo? Non vorrei svelare troppo, anche perché insomma il libro ci avete da comprarlo, perché se no addio. Però si vive in una società isterica. E credo che una delle prime cose che viene toccata proprio e che subisce il danno di questa società isterica sia l'orgasmo. Io vedo nei social queste problematiche sull'orgasmo, sia maschile che femminile, cioè ho l'eiaculazione precoce, ho le donne che non raggiungono l'orgasmo e tutto. E mi sono inventato una storia assurda, proprio dove l'orgasmo va in base alla felicità. A ridere più che all'atto sessuale vero e proprio, quindi più si gioca e più l'orgasmo viene bene. Quando è nata l'idea di questo libro, Il Buffone? Ti dico la sincera verità, io sono a metà del terzo libro già, perché per a me proprio, cioè, c'è chi va a fare le camminate, c'è chi sta alla PlayStation, io scrivo, c'ho il mio iPad, mi metto lì e tutte le sere scrivo, perché poi mi rilassa. Poi ti ripeto, sono uno che a inventare le storie riesce benissimo per cui. Allora, il libro, mentre stavo pubblicando il primo, stavo già scrivendo questo. Adesso sto scrivendo un diario che si chiama Pianeta Carnevale, del mio viaggio nei vari carnevali d'Italia, dove ho scoperto veramente una cosa che voglio ribadire per l'ennesima volta a tutti gli amici di Viareggio. Non chiudiamoci, credetemi, in Italia ci adorano per il nostro carnevale e dobbiamo andarne fieri. Io ho avuto il coraggio di andare nei posti dove magari inizialmente ti prendevano quelli che allora questo viene da Viareggio, no? Chissà che vuole insegnare, io invece non volevo insegnare, ho detto subito non voglio insegnare niente a nessuno, anzi voglio imparare, perché c'è da imparare anche dal più piccolo dei carnevali, e così è stato. E sto studiando quindi un diario, perché poi ogni carnevale ha una particolarità, c'ha un qualcosa di eccezionale. E poi sto scrivendo un altro romanzo che è un po' più social, diciamo. Abbiamo detto che tutte le mattine svegliandoci dovremmo inventarci una buona dose di risate, perché questo non fa che far bene alla nostra salute e al nostro carattere. Io direi che a questo punto non resta che comprare Il Buffone, l'ultimo libro di Umberto Cinquini, leggerselo attentamente e tutte le mattine inventarsi un qualche cosa ricordando il libro per farci una sana risata. In bocca al lupo allora per il terzo libro, Umberto. Grazie veramente, e buffone è chi buffone fa.